Saranno loro la vera novità alle prossime amministrative. Il Movimento 5 Stelle vuol far breccia a Palazzo Ducale, da quasi un decennio roccaforte del centro-sinistra che ambisce a riconquistare la più grande fetta delle poltrone, il più alto scranno. Gli attivisti del Meetup di Sassari hanno avviato ieri pomeriggio i tavoli di confronto con i cittadini, i lavoratori e le organizzazioni che li rappresentano per raccogliere le loro istanze e dar vita a un progetto realmente condiviso per portare a soluzione le problematiche che gravano sulla città. Il portavoce del Movimento, Maurilio Murru. Maurilio Murru, attivista del gruppo 5 Stelle di Sassari, un interessante confronto quello con la Confcommercio, uno dei primi che voi porterete avanti. Assolutamente sì, molto interessante e costruttivo, sarà uno dei primi, come detto, che porteremo avanti. È necessario che i cittadini si confrontino direttamente, senza intermediazioni partitiche, con le associazioni di categoria. All'interno dei nostri tavoli ci sono nate parecchie idee, dei progetti che quindi noi abbiamo necessità di presentare perché sono la voce dei cittadini per i cittadini. Ecco, voi avete individuato le maggiori criticità di questa città, si possono riassumere in quanti punti? Certamente sì, il centro è sicuramente l'obiettivo principale che noi porteremo per la crescita e lo sviluppo della nostra città. Il centro storico necessita di una riqualificazione, necessita di riportare veramente i cittadini al centro. Quindi, più che le auto, servono veramente i cittadini che diano sostegno alle attività, ai negozi e pertanto aumentino i consumi. Tra gli impegni maggiori c'è quello che punta a dissolvere lo scetticismo della gente nei riguardi del movimento stesso e a spingere i cittadini a partecipare alle decisioni che li riguardano direttamente. Certamente siamo stati abituati in passato semplicemente a dare una delega e poi ad attendere di vedere un attimino che cosa succede. Noi a questo gioco non ci stiamo più, abbiamo deciso che è veramente arrivato il momento di scendere noi in campo, di essere noi i protagonisti del nostro futuro e di non delegare più perché non abbiamo carrozzoni partitici da portare avanti, ma siamo semplicemente noi cittadini che operiamo per il bene dei cittadini stessi. Qual è la vostra percezione? Si sta raccogliendo un grande consenso attorno al movimento? Assolutamente sì, la partecipazione è in costante aumento, in costante crescita, le idee quindi si moltiplicano i dibattiti, si moltiplicano gli approfondimenti e quindi siamo fiduciosi che finalmente ci sia finalmente la consapevolezza da parte del cittadino di poter incidere direttamente nel proprio futuro.